Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di FK Journey. Arriviamo a 1000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag FK Journey qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata. Io ovviamente sono andato avanti, ho fatto dei potenziamenti, non sono andato avanti nella storia e ho fatto delle altre missioni, ovviamente quelle che abbiamo sbloccato finora. Intanto mi vado a prendere la roba della posta perché vedo che c'è la ricompensa arena, perché ovviamente Mordughino è riuscito a diventare grado seguace 1. Tanta roba perché Mordughino sta giocando, voi non lo sapete, ma Mordughino sta giocando. Poi concorso fan art, ovviamente non invierò artwork perché non sono molto bravo a disegnare. Amici, ovviamente ho già delle persone qua, se volete aggiungermi tranquillamente dopo lo facciamo. Voglio aprire anche la gilda, perché adesso potrò aprire anche la gilda, tanta roba. Andiamo a prendere tutta la robina del sentiero del nobile, poi parliamo dei nuovi codici promozionali che ci sono, appunto. Sono una decina dall'ultimo video che ci siamo visti insieme, ragazzi. Veramente un sacco di roba. Se ve la siete persa, dovete andare a prendere i 10 codici, assolutamente. Ne hanno messi alcuni il 31, quindi ieri, nuovi, e oggi, quindi tanta roba, raga. Allora, intanto andiamoci a prendere robina giornaliera, ovviamente, perché un minimo ho giocato, grazie. Ok, gli amici qua mi hanno fatto qualcosa, via dice. Ah, i progressi della raccolta. Cosa posso prendere? Cos'è? I cuoricini! Grazie, perché c'è il negozio, se non erro, degli amici che, dove si possono comprare cose apposta con quello. Allora, roba giornaliera, sesto giorno, bustine. E domani ci sarà il forziere eroe selezione epico. E qua abbiamo altra roba. Ok, sblocchiamo lui. Ci piace. Allora, vediamo un po' che altro c'è. C'è la sfida. Vedo un punto esclamativo in alto a sinistra. Non so cosa mi hanno aggiunto. Punto esclamativo. Titolo. Ho sbloccato un titolo nuovo. Brutale, ma già l'ho preso il brutale. È in uso già. Ma perché me lo indichi come nuovo? Ok, si è levato il segnetto, va bene. Sarà un attimo impallato. Sto a 118.000, non so se ho preso le 16 ore. Ottieni? Ok, tanta roba. I tuoi progressi FK avanzano lentamente. Abbiamo attivato un meccanismo che incrementerà le tue ricompense FK per aiutarti a recuperare. Ma come? Ma sto andando tanto bene, come faccio a salire lentamente? Ampazziti. Vai, mettiamoci pure questo. Ok. Potenziamo i nostri livelli, vai. E ci sta. Intanto qua vedo dei regalini. Nella modalità battaglia, ovviamente nel Regno Unito, perché io quello passato l'ho sconfitto. 100-100 ho fatto. Pazzia. Allora, intanto facciamo i potenziamenti che dobbiamo. Ho tanti punti, presumo. Non me lo fa vedere dove sono, non mi ricordo. Ok, forse devo prima premere. 421.000, pensavo di più, sinceramente, ma possiamo livellare. Nuovo livello, grazie. 67, facciamo così. 87. 67. 67 alla nostra stupenda. Perfetto. E facciamo 67 pure a lui. Così tutti gli altri sono 67. Lei l'alziamo di più, giusto per farla diventare più potente, perché ci piace. Lui è potenziabile, perché ovviamente ho trovato i tre. Quindi ascende. Grazie, molto gentile. Ok, vado a prendermi la roba un attimo della modalità battaglia del Regno Onirico, dove devo anche andare a vedere quello nuovo. Bellissimo, distruttore delle nevi. Oggi andiamo avanti nella storia, però non facciamo distruttore delle nevi, eh. Ok, questa è la roba che ho preso prima, frammento onirico e essenza marittima, roba del genere. Ok, tu ci sarà il tempo anche per te. Allora, arena, ovviamente anche l'arena mi dovrebbe dare dei nuovi premi. Seguace 1, ricompense settimanali tutte nostre. Gnam, ok, ci piace anche questo. Allora, io direi che andiamo prima di tutto a vederci. Qua c'è altra roba. Cioè, ma quanta roba riescono a darmi? Pazzia, ok. Saliamo anche di Taverna del Nobile. Qua ci stanno altre cosine. Missioni giornaliere, va bene, grazie, molto gentile. Ok, qua se si continua a salire dappertutto, io non capisco. Vabbè, questi sono ovviamente, penso, gli altri bonus, no? È la battaglia che mi dice puoi farla. E basta, va bene. Poi abbiamo l'equipaggiamento ad alzare, da qualche pizzo il guerriero, equipaggiamento rapido. Gli equipaggiamenti vecchi li ricicliamo, tanta roba, e potremmo fare anche degli upgrade.
Ok, vediamo un po' se ci abbiamo qualcosina anche da potenziare qua, va bene. Ho fatto già degli altri potenziamenti, sono a 121k, tanto, tanto bello. Ok, direi che possiamo andare avanti nella storia, raga, perché ci eravamo fermati, però prima i 10 codici, perché a voi vi interessano quelli, lo so come siete fatti, vi conosco. Anche perché mi conosco pure io. Allora, impostazione. La rotellina in basso a destra. Altro codice promozionale. Andiamo a vedere la lista dei codici che abbiamo. Nuovi. Sono dal 31 in poi. Quindi abbiamo Journey CMK, che presumo a sto punto siano youtuber. Penso che un giorno me li daranno pure a me. 100. Quindi penso vanno anche in base al livello dello youtuber o dello streamer. Più è alto, più danno appunto risultati. Tipo Noglan è da 200 di gemmine. E vai così. Poi abbiamo VG. Vai così, 200, quindi è un altro abbastanza grande. TGT, ok, grazie. Vai così, ci piace. Poi abbiamo Viva, olè, altri 200 gemmine. XDub, Josh Dub, 200, era un po' piccolino, forse il mio sarà uguale a sto punto da 100. Gianniao, 200, quindi è uno grosso. Il Joe, El Joe, perfetto. Poi abbiamo quelli del primo aprile che sono PG0 e ci dà 100. E poi abbiamo Rug. Vediamo un po' Rug che ci dà 200. Quindi abbiamo fatto un sacco di diamantini, ragazzi. E un sacco di gold, perché pure i gold sono importanti a sto gioco. Ok, allora farei anche l'open perché ho l'ora roba da fare. Intanto potremmo creare la gilda. Crea gilda. Io creo la gilda. Nome. Visto che siamo i Febbug, facciamo i Febbug. Non mi fa fare lo spazio. Non può includere spazi. Posso fare così però. I Febbug Army. Army? No, ma non c'entra. E allora facciamo così. Febbug Army. Febbug. Se può fare? Oh, ma non ci riesco. Ma com'è? Debugarmi, vai. Etichetta della gilda la potremmo modificare. Giocatori occasionali, elevata attività sociale, semplicità e sincerità, spirito cooperativo, massima presenza, maestri del labirinto, baciati dalla fortuna. Baciati dalla fortuna. Tanta roba. Questo non si può cambiare. Vabbè, lo standard sì che si può cambiare. Allora, per ora, poi non so se si può cambiare dopo. Bah, ci sta, non mi dispiace. Forse è così. Motivo. Ma M di Mordug, tanta roba, grazie. Posso cambiare anche il colore? Ah, solo due colori, no, mi piace più scuro. Mi piace più chiaro. Colore emotivo, beh, dorata la M e ci sta, vai. Standardino. Crea 1000, ecco che ci servono pure i diamanti. Per creare la nostra stupenda. Avvio spedizione gloriosa imminente. Grazie, per ora non ci interessa. Oddio. Oddio, tanta roba. Flagello del miasma. Nube di miasma inizia a dissiparla. Ok. Tanta roba che non so a cosa serve. Però a noi per ora non ci interessa. Vedo che abbiamo la nostra chat di gilda. Quindi, ragazzi, non so come si entra nella gilda. Ovviamente si capirà. Membri. Non so se si può fare richiesta per entrare. Penso di sì. Potrei anche invitarvi, non so in che maniera. Ovviamente c'è anche il canale del server. Io condivido nel server. Contatti recenti, va bene. Spero che arrivate in tanti, ragazzotti. Allora, usciamo dalla cosa di Gilda. Sono disponibili le prove di guerra. E io non le voglio fare le prove di guerra. Mannaggia il gioco. Prove di guerra, la devo fare per forza. La devo fare per forza, mannaia. Io non mi faccio i cavoli mia. Devo fare le storie, col cavolo le faccio le prove di forza. Ok. Centro di comando. Posso mettere che cosa? Ti consiglio di schierare questi 5 eroi. Grazie. E mi dice lui i consigli. Confermiamo lo schieramento. Ok, cambia eroe. Posso decidere di cambiarli come voglio. Ok, questa prova non prevede un costo in vigore. Grazie. Sei gentilissimo. Mi piacerebbe capire cosa posso mettere di interessante. Vai, metto lui. Pazzia. Tanta pazzia, lo so. Non è un tank, quindi lo so. Ok, proviamo. Mi fa provare una battaglia contro le guardie. Facile. Vediamo che succede. Chi era un eroe?
prevede un costo di invigore, va bene? Quindi io posso decidere di schierare personaggini. Lui già ce l'ha tutti. Ok, c'era un minimo di lag brutta. Però lui l'ha messi tutti, quindi conviene metterli. Allora, io penso che questo vada dietro. Questo combatte da davanti. No, è un cecchinetto pure lui. E in pratica l'unico fisico che ci abbiamo è lui. Oh, miseria. Ah no, pure lei può attaccare da vicino, mi sa. Fate te. Facci vedere, super. Scacca una freccia. No, lei incrementa la velocità di attacco di tutti gli alleati. Ok. Liga fa piovere il meteore. No, è un'altra da distanza. Mannaggia, ma che mi consigli al gioco? Matto. Cioè, abbiamo un tank solo. Va bene. Vediamo che ci dice. Gli afamo? A parte che lui può pure resuscitare, eh. Ok, per ora lo stiamo devastando in maniera incredibile. Li stiamo devastando in maniera stupenda. Vai così. Cattiveria totale. Cattiveria totale. A parte che è un allenamento, quindi sarà pure molto fast. Omicida, ma sì. Ok. Guardia. No, non volevo battagliare, fermati. Ok, c'è un bottino di Gilda. Tesoro reputazione livello 0. Ovviamente è il primo, dai. Grazie, 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 grazie. Da livello 0 a livello 1. Tesori, reputazione. Oh, bustinina tanto bella e delle chiavette. Quindi, ecco anche il secondo forziere. Tesoro degli avventurieri. Posso aprirlo? Che mi fa? Non ho capito. Cioè, queste chiavette servono a aumentare i premi? Ok, va bene. Spero di aver fatto la cosa giusta e di non fare cavolate. Poi ditemi se ho fatto qualche cavolata. Ok, per ora non voglio fare questo. Voglio andare avanti nella storia, non ci riesco ad andare, mannaggia. Intanto abbiamo altra roba, missioni fatte. Ma come si fa? Quante attività c'ha sto gioco, raga, è pazzia, è bellissimo. Sì, grazie dei bundle gratuiti, però non sono gratuiti fino in fondo. Questa è la stessa cosa che c'ha Monopoli, è una cosa che a me mi dà proprio fastidio. A parte questo, la sfida qua non ci interessa per la progressione, noi vogliamo andare avanti con la storia. Tracciamento, vai. Sì, voglio andare da loro. Sì! Niente, eh. Missione storia, missione cittadina. Ok, ci sono anche le altre, ovviamente. No, missione terminata. Squadra missione avanzata, vai. Andiamoci, però. Teletrasportati, sì! Un attimo di lag. Ok. Brutale. Dai, andiamo a vedere cosa riusciamo a combinare. Ok, dobbiamo parlare col tizio. Giovane turbuto? Turbato. Ho letto turbuto. Ok, il mago col cappello, bella canzone loro. Il mago col cappello è una famiglia tra gli scoli delle fogne. Ok, che canzone è? Bella canzone, bravo, a posto. Ma chi è sto storto? No, 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 cammina. Andiamo a cercare gli altri, oh. Vabbè, andiamo da questo, prendiamo i soldini intanto a Zonzo. Ah, comunque, diciamo che le esplorazioni delle zone me le sto off camera perché tanto è soltanto trovare cosine. Quindi non è niente di impegnativo, la storia però ci interessa. Ok. L'asse di ghiaccio cosa avrebbe di speciale? Quelli di Nord continuano a disobbedire un Lord Franz. Ok. Quindi non. C'è qualcosa a sto lago benedetto ghiacciato. Quello spera quel ragazzino che ci sciolga. Il segreto dell'uva. Non. Ok. Ok. Va bene. E se anche lo scoprisse? Non sei una spia di Lord Franz? Non sono una spia. Infatti, non è che gironzoliamo a sbuffo. L'indagine, l'ho visto dirigersi da quella parte, Magister. Ok, dobbiamo andare da qualche altra parte. Teletrasportati e trova Valen. Ok, eccolo il Valen. Che ci fa entrare in una grotta, probabilmente. Il segreto dell'uva. No, non abbiamo avuto problemi. Va bene. Sì, ne abbiamo incontrati dei briganti. Ok. Sì, i briganti aggrugnino. Gli abitanti sono stremati. Appunto, non arrivano le segnalazioni. Strano. Ok. No, mi pare esagerato.
E allora è colpa di Old Friends. Ok. Aha. Sì, dobbiamo entrarci. Quindi questa è l'origine dei briganti, ok. D'accordo. Ma sì. Poverina, non voleva entrare lei. Dai, che schifo, poveraccia. Perché dobbiamo far entrare con noi in mezzo alla puzza? Non mi sembra il caso. Allora, intanto direi di camminare per l'ustra ovest e per l'ustra est. Ovviamente ci abbiamo qui della robina. Una maschera. Ok. Va bene, hanno decorazioni dettagliate. Ecco. Chi che li comprerebbe? Vabbè, i collezionisti. Che significa? Qual è la sensazione? Appunto. Ok. No. Sono pure rotte. Ah, potrebbe aver pagato per eliminare i Gluin. Potrebbe essere un'idea che utilizza dei mercenari. Così almeno non si sa quello che succede. Turbata. Turbata di un cattivone. Ok, proseguiamo di là, tanto ci dobbiamo andare. E poi nell'esplorazione tanto la vediamo se c'è roba. A parte che la grotta è finita. Era soltanto pepe di ste due cosette. Una borsa sospetta. Ok. Sembrano... Sì, Lord Franz, che paga. Paga i mercenari? Ok. E se li ha pagati? No, no, non l'hanno rubati. Non sono stati rubati. Appunto, li sta pagando. Eh sì che sono al soldo di Franz. Ammazza. Ecco perché non arrivano le segnalazioni. Probabile, probabile. Allora, noi dobbiamo uscire dalla caverna con grande tranquillità. E ci piange. Allora, poi vi dico pure su che server sto. Così se volete venire a darmi compagnia potete tranquillamente. Intanto proseguiamo col pezzettino di storia, perché qua c'è Rowan qua fuori. Il segreto dell'uva. Eccolo. E non vanno bene, eh. Non parlano, infatti. E infatti, la stessa cosa pensavamo noi. Infatti. E se avessi acquistato dei grappoli d'uva gemma da Lord Franz, le tratte commerciali non avrebbero più subito incidenti. Ah. Ah, a causa del freddo. E quindi come fa l'uva gemma? Le fa troppo freddo. Ok. Capisco, sapete perché ero intenzionato a esplorare quella caverna? A causa dei briganti? Una segnalazione proveniente da Merige ricevuta dall'ordine eroico tempo fa. Ah, dovevamo trovare... Ok. Ok, quindi questa persona è stata fatta sparire apposta. Mi sa, coinvolta nell'incendio. Ok. Quindi andiamo a trovare Lord Franz. Vai. Quindi tra noi non servono trattative o slanci altruistici. Ok, cooperazione. Ok. Quindi cooperiamo. Visita i vigneti, dai, teletrasporta i vigneti. Andiamo molto a secco, raga. Veloci. Grande amore. Eccoci che incontriamo qualcuno del brutto. Ma è lui, quindi. Siamo noi, Merlin. Oh, questa tizia. Noi ce l'abbiamo in squadra. Ok. Infatti non è stato Merlin a farlo. Una no, è cattiva. È protezione. Ah, lo stiamo sgamando. Proprio simple mage. Proprio una maga semplice.
Oh, inseguito. Interessante. Una bella battaglia imponente che poi moriranno in maniera rapida perché ovviamente sono livello 28, raga. Io ormai sto a 60 e passa. Cioè, alla fine ho rallentato per i contenuti del canale la storia. Però per il resto sono andato avanti, eh. Chi mi ferma? Lo sapete. Allora, contea di Messidoro. Vai, devastiamoli con cattiveria. Well. Ok, vittoria per noi. Ovviamente dobbiamo parlare con tizi e vari tizi qua. Anche questa sta sempre coinvolta col segreto dell'Ua. Ok, Lorzan e Cassidy. Sì, sono carnivori. E beh, è una sorta di mezzo coniglio. Coniglio innocente. Fermo dove sei! Mi fa male la pancia. Oddio. Mi sa che non erano commestibili. Oh oh. Ma che cos'è? Era davvero veleno. Hanno messo il veleno. No, no. È un veleno sicuro, dai. Infatti. Lord Franz, I swear it's just for research. Once we have someone, get these. C'è nessuno, qualcuno mi tolga dalla vista questa manica di sciroccati. Ma come? Ma guarda che maledetto sto Lord. Prendi pizze, Lord. Lord, prendi pizze. Le devastiamo. Non abbiamo paura dei tuoi nemici. Anche se fossero tutte ondate. Ormai siamo livelli 60, ce li mandiamo a colazione questi. Sbam. Devasto. Ok. Oddio, non abbiamo fatto l'opening, me lo sono ricordato mo. Dopo la facciamo. Ci sta, ci sta. Contea di Messidoro. Ok. Valen. Infatti. Pure io sento puzza di bruciato. I'm sorry for letting these louts disturb. I'm not talking about that. I think these people from South. How could that be? Ok. Uncivilized rabble. Everyone, please come here. Abra. Ok, abracadabra. Un cerco di teletrasporto. Dove ci porta? Oh. Vabbè, ci ha portato lontano. Eh sì, il teletrasporto è un po'. Ok. Ok, stai dicendo di aver visto di peggio? Eh sì. Se posso azzardare la domanda, questi piccoli errori comportano morte e decapitazione per caso? Ok. Ma dai! In effetti. Chiamano il Magister, vai. Ma la soluzione è il riposo. Ok. Grazie, cucinaci la roba, molto gentile. Allora, lì c'è dell'erba vitale che ci sta richiedendo la coniglietta. Andiamo un attimo più avanti e poi facciamo l'opening fatto bene. Ok, la riportiamo a Cassandra. A Cassidy, scusi. Scusi, il segreto dell'uva. Opzione fresca fresca, vai. Ok. È davvero un portento, Magister Mordo, che l'abbiamo fatta noi. Ok. Bene, noi siamo Merlin. La barriera di Merlin. Ok. È arte pura, sta parlando di noi. È raro trovare famiglie dai gusti tanto raffinati. E certo, siamo noi. Assolutamente sì. Non siamo ammiratori, saremmo noi. Vabbè, è il nostro. Siamo il suo mentore. Interessante. La malata Meriggio ha qualcosa di strano, eh sì. E invece quella no. È stato un piacere conoscervi. Ovviamente se ne vanno. Prima c'era l'incendio a darci premura, magari ci è sfuggito qualcosa. Ok, ho riconosciuto alcuni degli sgherri di Lord Franz.
Quindi sono stati quei maledetti e si sono spacciati per quelli della città. Va bene. Missione completata, il segreto dell'uva. Allora, abbiamo portato avanti roba. Infatti vedo ottieni. Quindi vai, altra robina per noi. Tanta bella roba. Tiè, guarda che roba. Ok, grazie per i vari premi. Allora, io direi, facciamoci questo mezzo opening e poi ci salutiamo, perché comunque abbiamo fatto una ventina di minuti, 5 minuti. Vediamo un po'. La sala di risonanza è per prendere robina. A noi ci interessa, non mi ricordo dove si va. Mannaggia, Mordochino, se scorda le cose. Non è il giorno, ovviamente non è manco di qua. Mi sono perso un pezzo. Intanto posso fare ciclo veloce. Tanta roba. E dovremmo andare ad aprirci queste. Ok, devo andare all'Emporio. Se andiamo dall'Emporio posso arrivare tranquillamente lì? No. Mi ricordavo che potevo farlo. Come si faceva, ragazzi? Mi sto perdendo. Ecco, la dimora mistica. Oddio, la capoccia che se ne va in tilt. Allora, taverna. E andiamo a aprirci 40 bustine, ragazzi. Perché qui è quella globale. E poi ci apriamo anche questa con le gemmine. Vai, sai che vi dico? Prima lei. Vai, riscattiamo con le gemmine. Ce l'abbiamo, ne facciamo un quintale. Conviene farlo, regà. La dobbiamo avere questa. Saltiamo, dai. Diretto. Ok, non facciamo troppa perdita di tempo. Ok, non l'abbiamo trovata. Mo, facendo l'altra reclutata, dovremmo uscire, dovrebbe. Vediamo un po', voglio vedere le lucette. Eccola. Vai. E ce l'abbiamo. Io ho saputo che questa è molto buona, è vero? È vero, mi confermate che è molto buona, Vala? Ma non era Vala quella? Oh, sì, sì, è Vala, è Vala. Ok. Ho saputo che era da ottenere. Mi avete confermato, mi hanno confermato. Allora, recluta 10. Vai, molto a dritto. Come piace a noi. Una bella quarantina di queste. Salta. Olè, 4 potenziamenti. Tanta roba. Altra reclutamento. Vai. Olè, 2 potenziamenti. Questo è importantissimo, raga. Infatti ho selezionato i personaggi che mi servivano. Quelli consigliati. Erano proprio dei consigliati specifici. Ok. Dai, che potenziamenti stanno uscendo carini. Vai così, tocca per continuare. E voilà. No, volevo saltare. E niente. Eccoli. Questo ce l'ho, ma non l'ho mai utilizzato ancora. E abbiamo reclutato tutto il possibile. Recluta 150. Lettera dell'alleanza migliorata. Tempo FK massimo più un'ora. Buona questa cosa. Ok, quindi possiamo fare molto più FK e ci dà molti più premi. Allora, ce ne sono rimaste 3 di queste bustine, però abbiamo anche l'Emporio con la possibilità di scambiare altre robine per queste qua. Quindi potrei anche fare una cosa del genere. Vai, acquista un'altra bella bustina per noi dall'Emporio, anche se c'era quella in sconto. Ok, e qua ce ne abbiamo 10, 9 di queste, va bene. Vediamo un po' se ce ne regala una magari da qualche altro pizzo. Perché io vedo che mi hanno dato altri regali, tipo nelle mission. Ok, no. Buono. Perfetto, vai. Ottieni i biglietti Dolly per 300. Guarda che roba, limite settimanale, lo stiamo raggiungendo. Questi sono i premi giornalieri. Ci piace, ci piace, ci piace. Anche il sentiero è andato avanti, quindi perché non andare a prendere, ovviamente, la robina settimanale. Consuma 4000 diamanti. Ho usato 4000 diamanti. Oh, eccoli. Possiamo fare pure i 10 di quello epico. Apriamo anche quello epico e poi stoppiamo. Ce l'abbiamo, perché non farlo? Allora, raccolta mistica. No, devo andare qua sempre a taverna. E devo andare reclutamento epico. Eccoli qua. 10. Vai. Vediamo un po' la nostra magia. Cosa ci dice? Vai, qualcosa di buono. Roba nuova, roba nuova. Dimmi che è un SS bella. Questo ce lo guardiamo normale. Olè. Silvina. Eccolo. Lui. E si potenzia. Vai così. Nuki Mirki. Carini. Apotecario delle lande. Supporto belligero. Sono venute queste pozioni. Questo cura. Ok. Arden. Vai così. E poi le altre sono tutte ghiande. 100-100. Perché già si era capito prima. Va bene. Abbiamo fatto un'altra bella reclutata di quelle importanti. Tanta roba. E ovviamente penso che ci ha dato anche altra robina. Inventario dice che c'è qualcosa che possiamo prendere. I 150 di questi. Ok, personaggini.
Tesori dei personaggini. Queste sono. Posso selezionare l'oggetto. Ok. Quindi sono ghianda portaluce, ghianda della selva, ghianda belligere e ghianda oltretomba. Io azzarderei un po' di ghiande oltretomba, perché mi possono servire per fare potenziamento. Abbiamo anche robina qua equipaggiabile, livello 60 e upgradabile. Poi ci vediamo. Ok, va bene. Allora, altre missioni fatte. E ci piace, perché ci ha dato 100 diamantini. E siamo comunque a 7000 erotti diamantini. Non stiamo per niente male. Ovviamente abbiamo da potenziare un po' di roba. Lui che diventa più grande e più forte. La scendiamo. Ale. Bam. Potenziamento grosso. Oddio, aspetta. Posso farne altri. Leggendario. Posso farlo diventare leggendario. Ale. Ascensione leggendaria. Fantastico. Ok, loro non hanno altri potenziamenti, ma qua sotto c'è altra robina nuova, tipo lui, che non so perché mi chiedono di farlo ascendere, sinceramente. Ok, magari è un mono target, ci dovrò fare caso. E qua sotto c'è altra robina che però non ci dà tanto interesse, tipo la coniglietta e questo. Però a me sa che potenziando facciamo altre missioni, quindi alla fine ci toccherà farlo ugualmente, raga. Sblocca cose e fa cose. Ovviamente per gli equipaggiamenti abbiamo potenziamenti per la canaglia. E ci abbiamo anche da forgiare, perché qua c'è del riciclo da fare. Ok. Io vorrei potenziare però cecchino più che altro. Va bene, non posso farlo, quindi sono già al massimo loro. A sto punto potremmo andare, visto che io utilizzo robina importanti di questi tipi. Vediamo un po'. Qua c'è il curatore, quello bello, quindi a sto punto potremmo fare un forgia di qua. Ok. E ci piace, equipaggiamo. E forgia non possiamo farlo di qua, ma qui sì. No, assolutamente. Allora, ci siamo potenziati un po'. Abbiamo fatto tanta bella robina. Siamo andati un po' avanti nella storia. Abbiamo fatto tantissimi opening. E i 10 codici che vi serviranno appunto per ottenere più diamantini. Arriviamo a 1000 like. Condividere il video, iscrivetevi al canale se nuovi. Lasciare hashtag FKGiorni qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo nel prossimo video. E consigliatemi cosa volete vedere.